Per usare una frase un po' grossa, diciamo zogna e zotera. Zogna e zotera, che significa signore e signori, non preti, zoti, zotera. Zogna e zotera. Mir se ertit iu de dom, mir se ertit iu nella camera, nell'aula, e mir se ertit a tacna gegli in largo, e benvenuto a quelli che ci seguono da lontano. Io mi sento fortunato, sia perché voi siete così presenti su Sana Salute, eppure io che mi sono un po' ripreso, perché purtroppo Pasqua e Pasquetta l'ho passata in posizione orizzontale. Ho avuto, e ancora più o meno ce l'ho, una specie di labirintite. Labirintite è quella che mantengono l'equilibrio. E quindi ero sempre quasi ubriaco a casa, quindi non potevo. Ma speriamo che mi riprendo un po' e andiamo avanti. E vorrei pregarvi solo di una cosa: se potete stare zitti, non per rispetto della mia persona, ma perché diamo fastidio a quelli che ci seguono online e poi non capiscono niente, e anche per il telefono, se potete abbassarlo in modo che chi sente suonare o avverte può uscire bene tranquillamente, cioè non dico di spegnerlo completamente, ma se potete tenerlo a bassa voce per non disturbare nessuno. Dopodiché riprendiamo la nostra chiacchierata sperando di andare un pochettino avanti. Come colleghiamoci con i due argomenti che abbiamo trattato? Abbiamo presentato in linea generale l'alfabeto, abbiamo visto che per comodità di studio l'abbiamo diviso in tre gruppi, abbiamo saltato il primo gruppo perché è facilissimo, perché come avete potuto notare l'alfabeto albanese usa molto le lettere dell'alfabeto italiano. Quindi il primo gruppo ha lo stesso suono e lo stesso segno. Stiamo studiando il secondo gruppo, che ha suoni che noi già conosciamo tutti. Quelli che parlano un po' di albanese non hanno nessuna difficoltà. E bisogna ricordare invece come si scrivono. Qui non meravigliatevi chi è arrivato l'ultimo, perché quelli che sanno qualche cosa di più non è il primo corso che fanno, è forse il terzo, il quarto, il quinto, il secondo, come, perché io ormai da un sacco di tempo, dal 74 faccio continuamente il corso, ho perso pure il conto, quindi, però vengono con piacere e seguono con piacere. È chiaro che chi viene per la prima volta si trova più in difficoltà rispetto agli altri, ma piano piano ha la possibilità di imparare. Dicevo che il secondo gruppo dell'alfabeto albanese raccoglie 12 lettere che hanno lo stesso suono ma con segni diversi. Noi adesso abbiamo fatto semplicemente due, la IA e la K. E la K. Quindi sono questi, Kakoku, Yam, eccetera. Adesso vediamo se possiamo fare questi tre segni oggi. Cancelliamo questi e facciamo questi. La Lia, la La e la Gia. Vediamo se possiamo fare questi tre segni. Ecco, la Lia, la La. Cominciamo a selezionarli così si vedono meglio. Si vedono meglio. Ecco. Questo è uguale al gruppo GL, aglio.
in italiano. L'aglio. L'aglio. Quindi se io vado a scrivere Giulie, la scrivo così, Lule. Poi vi dico pure un'altra cosa. Intanto ho detto che per ogni lettera dell'alfabeto avrei introdotto un proverbio e quindi copiatelo il proverbio anche se vi è difficile scriverlo. E diciamo, poi vediamo se qualcuno lo legge. Muove. Ho già sentito. Lì il plurale in texto al patruli e va tu due angri. Tradotto in italiano, legate l'asino dove dice il padrone e andasse anche il lupo a mangiarlo. Vedi che silenzio. Allora, cancello. L'ultima parola. Hungrit. La H, la A, N, grit. Hungrit. Buonasera. Quasi quasi, su le cose filano, vedi come stanno zitti. Quindi, è lunga, angri, no questa è la G, hanga, erit, angri, è un po' difficile, lo so. Purtroppo questa sono un po' i problemi che ci comportano essendo a livelli diversi, quindi c'è chi vorrebbe correre un pochettino di più e chi dobbiamo andare piano piano. Va bene. Allora vediamo se adesso riuscite, possibilmente senza andare a guardarla, quell'augurio di Pasqua che io vi ho dato. Scrivete, soli soli, Giulie, Giulie, Sacacchio, Giulie, Astumen, Cucuglie, Grul e Megli. Dovreste essere in grado di scriverlo. Ah. Giulie, Giulie, S,
sacca che ho giuglie. Ah, solo questa è la parola difficile. A e la Q ci vuole. Ah. Tumen. Ah, tumen. Cucuglie. Grura. E meglio. È meglio, giuro è meglio. Vediamo un po'. Mo questo lo cancello. Allora. Io adesso lo scrivo nella lavagna in modo che chi si è in difficoltà può controllare. Le sa ca chio giù gli ac tu men cucuglie grura è meglio. Posso? Sì. Ma la è brutta, l'ultima è, ci vuole per forza oppure no? Perché nella fotocopia non c'è. La? Nella fotocopia non c'è. Va bene. Dove, quale non c'è? Gru. Beh, può essere pure. Ma ci vuole? Sì. Io vi ho detto però, non consideratela come errore. Chi l'ha messo, l'ha messo, chi non l'ha messo, l'ha messo o non l'ha messo. Quindi momentaneamente poi cerchiamo di stabilire a quelle se. Non c'è messa e l'errore è mio, perché come scrittura ci vuole grur perché è neutro, grur. Quindi, ma ripiano, del resto non dovrebbe essere difficoltà, anche perché non ci sono difficoltà sul momento. Allora, andiamo alla traduzione. Fiori, fiori. Quanti fiori... fiori, fiori, quanti ha questo fiore? Fiori, fiori, quanti ha questo fiore? Tanti, tomoli. Tanti tomoli, cucuglie, ci hanno? Abbiamo già... E come si chiamano? Io, si chiamano bozzoli, bozzoli. Tanti bozzoli, hai tu me... Tanti tomoli di bozzoli, di grano e di mais. E di mais. Questo è l'augurio che si faceva, a Pasqua.
Proviamo adesso a scrivere un'altra frase. Sempre. Facciamo una piccolina e semplice. Uicu, uicu, vret, deliet. Non so se abbiamo inquadrato anche il libro con quelli che sono in... Siamo a pagina, mi sono dimenticato di dirlo, a pagina 25. Siamo a pagina 25, la pagina 25. Pagina 25. Al secondo libro, al primo. Al primo. 25. Quindi stiamo facendo la linea. Allora abbiamo detto uicu. Come avete detto, vrette. Vrette. Chiaro? Degliet. Degliet. A me interessa, per il momento, il suono della lion. Degliet. Diciamo subito che questa lettera ha un suono variabile, ha un suono variabile, mentre per noi di San Giacomo, Cerzetto, Cavalese, tutta quest'area di paesi qua, ha il suono di lion. Per altri mantiene il suono di L. A Piana degli Albanesi non si scrive liulie, cioè non si dice liulie, ma la parola si dice, si scrive e si legge lule, lule. Da voi? Pure così, cioè non abbiamo, in alcune parti non hanno padronizzato questo suono, ma noi non ci interessa andare a studiare perché i dialetti, come abbiamo visto pure l'altra volta, le variazioni sono molte e quindi non possiamo andare a studiare questi dialetti. Diciamo che noi diciamo per noi, in linea generale e anche nell'alfabeto ufficiale d'Albania, quella è il suono di liulie. C'è per esempio, accennavo all'inizio, a falconare albanese, questa si legge drulle, drulle, quindi c'ha questo suono particolare. Però per noi adesso
non ci interessa. Velocemente, ecco, scriviamo un'altra parola, vediamo se riusciamo a scriverla. Allora, faglia, è facile, perché questa è una parola che noi usiamo spesso quando dobbiamo mandare i saluti ad amici e parenti. Tanti saluti, faglia. Dicevo all'inizio pure che in questa prima fase imparate a memorizzare questa benedetta E con i due puntini, che ha un mezzo tono, vale mezza vocale, vale, quindi non è E ma è un, c'ha mezza vocale e si scrive con i due puntini. È un po' difficile applicarla e usarla, ma piano piano impareremo a farlo. Intanto adesso imparate, come vi dicevo l'altra volta, che tutti i monosillabi, cioè io, vedi qui ho scritto, faglia, non posso scrivere semplicemente la T, ma devo per forza accompagnarla con un mezzo tono, faglia. Ma se io devo scrivere lo stesso, per esempio, ecco. Quindi tutte le parole formate da una sola sillaba di solito vengono sempre accompagnate dalla E con la diesi, quindi ricordatevelo questo. Detto questo, leggiamo velocemente questa parte qua e andiamo avanti. Qui c'è una serie di parole molto facili: gliacra, il cavolo, gli inari, il lume, gli opa, la mucca, gli umi, il fiume, magli, la montagna, deglie, le pecore, cucuveglia, la civetta, puglia, la gallina, miglingona o meglingona, la formica, piglia, il bosco, bilbigli, l'usignuolo. Bilbigli, l'usignuolo. Poi qua abbiamo qualche frase molto facile, girando a pagina 26. Cur vien paravera dagli gnuglie e trondofiglie, quindi non c'è nessuna difficoltà di lettura, perché sono le lettere che abbiamo già fatte. Quando arriva la primavera spuntano fiori e rose. Bariu ruandelliet, il pastore guarda le pecore. Lissi ca melingona, la querce a formiche. Ndreu vien gamagli, ture cagliuel caglinetei. Andrea viene dalla montagna caricando il suo cavallo. Bisamar ca pac cacaruca, sul basso a poca legna secca. Cacaruca è un termine forse più nostro, che sarebbe legna secca, ma il termine è proprio cacaruca. Andiamo subito a pagina 27 e facciamo la lettera L adesso. La lettera L. Scandiamo questo.
Allora, mettiamo qua questa, adesso mettiamo qua. Questa ha il suono della L italiana. Quindi niente di particolare. Dobbiamo ricordare solo che la L italiana si scrive doppio. La italiana. Mola, che non si legge molla, ma si legge perché in albanese abbiamo solo una lettera che noi raddoppiamo, solo la R, altrimenti tutte le altre lettere non sono dolci. Solo mola, mali, dieli, io cerco di trovare pure qualche frase particolare. Monofile. Chiaro? C'è il monofile. Che cos'è questo vocabolo? È una coperta fatta con filo grezzo che si usava per di solito per stendere cose da seccare al sole, monofile. Vediamo qualche altra. Monofile. No? L'amore. Ma così, ma come si fa? Malim kuye. Malim kuye. Malim kuye. Oh. Sentolo. Malim kuye. Va bene. Allora, sono andato a cercare un verbo che noi di solito usiamo ma non abbiamo la conoscenza. Questo me lo cancello. Sì. L'orogna. L'orogna.
lo rogn. Questo che noi non ci serve sempre, sì, ci serve sempre, ma non sappiamo che cos'è, non abbiamo questa parola, non lo usiamo. C'è nel nostro lessico, ma noi non lo usiamo, evidentemente l'abbiamo perso. Mo vediamo che significa. Abbiamo qualche altra parola, vediamo se riusciamo ad arrivare. La scrivo io perché è un po' difficile. La Lorogna è la stessa di Portafogna, oppure lo stesso è questo. Come? No? Queste hanno lo stesso significato. Allora, vi scrivo una frase in italiano, adesso vediamo se riuscite a farlo. È chiaro adesso che... Ti abbraccio. Quando noi salutiamo una persona, diciamo ti abbraccio. E di solito, quando andiamo... Tutte queste tre parole significa abbracciare. Abbracciare. Ecco, ti abbraccio, quindi lorogn, perchiafogn, e caracarogn significa abbracciare. Ecco, caracarogn, ma anche chiafarogn, perché quando uno abbraccia o lo prende per le braccia o lo prende per il collo. Solo questo non ha, però lorogn significa anche collo, ecco perché questo è, ma noi questo termine non l'abbiamo e non usiamo. Però segnatelo questo qui, perché vi trova sempre a dire, se vuoi dire due parole in albanese, quando vai al saluto, t'abbracciari, noi diciamo sempre t'abbracciari, ti abbraccio, è difficile, imparate il termine lorogn, perchiafogn o craherogn. Per il momento ricordatevi queste, che le due L corrispondono alla, e penso che c'è poco da aggiungere qua, potremmo scrivere altre parole ma andiamo avanti. Posso cancellare? Facciamo quest'altra lettera, ecco, andiamo un po' avanti, leggiamo qua adesso, sempre a pagina 27, la neta, Bali, luminera, il falò, la fronte, mola, la mela, mieli, la farina, dieli, il sole, pulari, il puledro, ili, la stella, cumbula, la prugna, calame, stoppie, caliu, la spiga.
Calio, Calio la spiga. Giriamo pagina e ci sono delle frasi facilissime. Luca si è il dru, me pular gabregu. Luca porta legna con il puledro dal colle bregu. Linardi cacumbula e arra. Leonardo a prugne e noci. Bieta oppure bieta, in alcune parti si dice bieta, noi diciamo bieta per dire l'alveare. Bieta naiep miel, miel o miel e dil, dil. L'alveare ci dà miele e cera. Per i vogliari, dieg calamet, il contadino brucia le stoppie. Cur vien maculata, gra e burra, preparare luminerat. Per l'immacolata, donne e uomini preparano il falò. Andiamo avanti. E passiamo alla quinta lettera di questo gruppo. Questa è la Dien. Dien. Quindi siamo a pagina, per trasmettere lì, a pagina 29. A pagina 29, silenzio in basso. Pagina 29. La Dien, che corrisponde a Ghi di ghianda. In italiano, quindi noi questo suono, come vi dicevo, l'abbiamo, solo che quando vi dico yumi dovete pensare di scriverlo in questa maniera, con la dian. Andiamo a scrivere qualche esercizio, però abbiamo saltato, mi pare, che alla abbiamo saltato il proverbio con le due L. Lo vogliamo scrivere? Alla lettera, alla pagina dove sono due L, abbiamo saltato il proverbio, che qui dobbiamo subito scrivere, se no. Un proverbio che incomincia con le due L, ed è questo. Largu valles. Shum canca di largu valles shum canca di. La traduzione più o meno ci siamo, ma vediamo un po'. Qual è il concetto? Che chi è lontano dalla ridda, cioè dal dove si canta, sa un sacco di canzoni, però quando va lì dentro
Un po' anche come un po' spiriti alberesi. Quando tutti sanno le canzoni, ma poi quando in realtà non tutti riescono, largo valles, lontana dalla ridda, perché il termine italiano di vaglia dobbiamo trovare ritto o ballo, lontano dalla ridda molti canti conosci, ma lontano dalla ridda però. Ridda. Molti canti conosci o conosco, molti canti conosco. E poi riprendiamo la lettera G. Semplice, semplice. Mi fermo qua. Ecco qua. Riprendiamo il proverbio con la già. Avevo saltato qualche cosa, sono ritornato a prenderla. Gitoni, ma sono gitoni. Chi è gitoni? Il vicino. Insegna al vicino, cioè sia nel bene che nel male, come esempio e anche come manifestazione. Gitoni sono gitoni. Il vicino insegna al vicino. Al vicino. Ecco qua. E quindi ricordiamo questo, la già. Ricordiamo la già. Un'altra parola che ci aiuta a ricordare questa lettera. L'abbiamo adesso a cavalleria. Ecco.
Gergi. Imparate a, a scrivere. Gergi. Gergi. Giorgio. Gergi, Giorgio. Però non abbiamo almeno non sono riuscita a trovarlo. Giorgia. Perché Giorgio facciamo Gergi. E Giorgia perché abbiamo tante Giorgie qua. Dovremmo fare Gergia. Non c'è altra soluzione. Gergi, Gergia femminile. E Gergina non suona bene. No? Non suona bene. Gergina. Gergina. E allora dobbiamo fare Gergina. Gergina. Mi piace di più Gergina. Però è sempre un diminutivo, ma se vi piace, tanto noi le Gergi, le sentiamo che l'abbiamo la Gio. Gergina. Gergina. Allora. Gergina, benissimo. Giorgina. Giorgina, bene bene, suona meglio Giorgina. Oh. Per ricordare ancora questa lettera introduciamo un verbo che è molto semplice, un verbo. Comincia a cancellare. Vediamo un po'. Ascoltare. Ascoltare. E cominciamo. Ecco, questo vi può servire anche sì, perché vedo che c'è qualcuno che la sera si fa i compiti, tra di voi, c'è qualcuno che la sera si fa i compiti e quindi può aiutarlo a fare delle frasi. Allora se noi prendiamo, cominciamo a coniugare Gegen e l'infinito. Cominciamo con il presente sempre. Sempre con i pronomi. U. Diegli. Ti.
Gegen ai o aio gegen gegen na Gegim iu ge Gegeni ata o ato Gegin che poi corrisponde in italiano io ascolto tu ascolti egli ascolta noi ascoltiamo voi ascoltate, essi ascoltano con questo verbo possiamo fare un sacco di frasi. Vediamo una che ci viene così adesso. Io parlo e tu ascolti. Ufias e ti gegen. Oppure io ve lo dico in italiano, poi lo traducete in albanese. I giovani devono ascoltare i vecchi. E allora come la mettiamo? I giovani devono ascoltare i vecchi. Ma tu mi hai cambiato il verbo, invece di ascoltare Marvesh, è la stessa cosa.
per non è il verbo che abbiamo preso noi in esame. Marvesh. Ecco, devi usare il termine diegim. Siamo, se no, mervesh. Possiamo usare anche vorrei, ascolta, che sarebbe fai attenzione a quello che dicono i vecchi. E i giovani, trimat, kat, diegin, piet, kat diegin piet. Oppure vi dico un altro proverbio. Diegi amars. E diegi aver, diegi azot, dader. Questo è il proverbio che annuncia la primavera, perché marzo è in primavera, gli uccelli cominciano già a nidificare, quindi diegi amars, diegi aver, diegi azot in te. Quindi potremmo scrivere tante cose. Leggiamo intanto questa parte qua. Poi scriviamo qualche altra cosa e ci fermiamo un po'. Scriviamo questi due proverbi che avete detto adesso. Se volete, come io per non... Scriviamo proprio. Allora volete scriverlo voi? Scrivete che poi io scrivo io. Scrivetelo prima voi. Allora, trimat. Trimat. Cat, cat, trimat, cat, diegin, piecht. Trimat per dire maschi e femmine, è chiaro che tutti possono, devono ascoltare, anche quelli che non sono proprio giovani, meno giovani, bambini. Maschi e femmine. È logico. Trimat, non ho capito il problema dov'è. È perché trimat vuol dire giovani, ah. È maschile. Femminile, basta. Ma che cosa cambia? Non cambia niente. Ma se no, ma Matarit significa i nuovi, termine Iri è nuovo, è giovane, si può, dice anche pure lì, però ho vasciato prima, non ho capito che cosa cambia sul nostro Diegi, non cambia niente. Lo scrivete però, vediamo se l'abbiamo scritto. Quale? Prima chiede. Ah. Sì. Trimat. Piecchiat, trimat, kat diegin, piecchiat. Quindi se noi qua, invece di trimat, mettiamo vasha, vasha zot. Secondo nella panzola, no, deve essere ma gli interi va indeso, non come giovani. I giovani che verranno, le nuove generazioni.
gli interi, sono le nuove generazioni, non sono i giovani. Banimenti gli interi, io giovani. Se è stato tradotto giovani è sbagliato, sarebbe oppure per comodità. Gli interi sono le nuove generazioni. Dio è strima o vascia, è la stessa cosa. Volete pure l'altro scrivere? Sì, sì, sì. Provate, intanto a scriverlo voi che poi lo scrivo io. Cioè, più o meno vi trovate o ci sono molti pecciolini come... È accettabile, tanto voi siete giudici. Io poi, quindi autocorreggete voi, quindi voi potete mettere anche il voto, quando meritate. Quindi, facciamola, abbiamo detto Gheggia Mars e Gheggia Vere. Allora, Gheggia Mars e Gheggia Vere. Gheggia Zogliot Dardere. Vediamo un po'. Tu cosa aspetti? Comincia a scrivere. Gheggia Mars e Gheggia Vere. Sei un po' rallentato stasera. L'abbiamo fatto adesso. Vedete che. Gheggia Mars. E Gheggia Vere. Virgola, Gheggia Zogliot Dardere. Escrugno. No, dovete, ne allora dobbiamo fare io perché questo deve cominciare a scrivere da solo. Allora, Gheggia Mars e Gheggia Vera. Vera, per dire vera, primavera, è la stessa cosa, quindi vera, virgola. Gheggia Zo. Zogliat da dere. Da dere. Vera, noi nel nostro lessico, nel nostro paese, Ver, per noi è la primavera, non è l'estate, perché noi diciamo, ma noi non diciamo, diciamo Ver o primavera, diciamo, Ver estate, non lo usiamo tanto, questo Ver, arrivera, lo usiamo più come arrivo della primavera, intendiamo che per l'estate, perché lo diciamo estate in italiano, non siamo. Nel mese di luglio incomincia l'estate. Invece primavera usiamo il termine o vera o primavera.
questo è l'unica. Allora, in italiano, Gheggia Mars. Ho sentito il mese di marzo, o marzo, come volete. Ho sentito. Marzo. E ho sentito la primavera. Anzi, per cogliere. Virgola. Ho sentito gli uccelli alla porta. La traduzione alla lettera, la traduzione alla lettera, Gheggia Mars e Gheggia Ver. Dobbiamo dire, ho sentito marzo e ho sentito primavera, senza l'articolo, però quando noi facciamo la traduzione in italiano, a volte abbiamo bisogno di qualche cosa perché non ci dà l'idea, e altrimenti qua è nella forma indeterminata, vero. Ho sentito primavera, ho sentito gli uccelli alla porta, ecco perché ho scritto così. Cat, sono due paroline. Cat. Sì. Cat, devono. Perché si scrive separato. Sono due parole, sono. Cat. E come lo dici in italiano? Devono. E non sempre le stesse parole a pezzettini corrispondono alle lingue italiane. E quindi queste. È pacifico, non è che abbiamo pezzettini per pezzettini, davvero. Quindi, ecco questo, vediamo un po' come siamo con il tempo, per fare un'altra cosa. Voglio scrivere qualche forma di saluto, ma con le lettere che già abbiamo fatto, in modo che possiamo scrivere e capirli bene. Potete cominciare a scrivere. Mir dita. Mir mengesi. Mengesi, Miro Mengesi.
Lo scrivete questo? Dopo lo scrivo. E che significa Mendiesi. Ah, e buon mattino. Noi non abbiamo questo, buon mattino. Mil Mendiesi. Mendiesi. Giusto per saperlo. Mendiesi. Mil Broma. E mil nata. Sono parole facile. E intanto cominciate a imparare queste quattro forme di saluto. Adesso le scrivo io alla lavagna, ma sono facili. Mela. Distribui, stecca i e i piatti pari. Allora abbiamo detto, mir dita. Ma questo è facile, voi dovete cominciare a scrivere. Sì, pure, tutto, ma quello non è un errore, anche staccato non fa niente. Sì. Di solito è forma di saluto tutta una volta. Buongiorno, anche in italiano, buongiorno, eccetera. Quindi, mir Mendiesi. Miro. Brahma. Mir dita, mir Mendiesi, mira. Brahma, mir nata. Allora, buongiorno, giorno, buon mattino. Questo noi non lo abbiamo e non lo usiamo, questo lo usano in Albania molto. Loro la mattina non dicono mai buongiorno, dicono mil Mendiesi. Buonasera. Sera e buonanotte.
No. Come in italiano? Eh sì, quindi non è quello il problema. Grazie pure, Carmine. Quarantacinque saluti ho preparato. Ma andiamo piano piano, perché no facciamo l'indigestione. Cerchiamo di imparare questi un po' alla volta e di impararli andando avanti insieme all'alfabeto. Perché se io vi scrivo per esempio un saluto con parole che voi ancora manco conoscete, è difficile ricordare. Invece andando avanti poi possiamo scrivere anche. Ma vedete, ho preparato 45, vabbè, allora, io vi ho detto all'inizio che noi scriviamo la parte principale e l'alfabeto, perché dopo questi 10 giorni di incontri qualche cosa lo dovete scrivere, chi più chi meno, questo dipende da voi, qualche cosa lo dobbiamo scrivere, ma naturalmente non possiamo rimanere aridamente nell'alfabeto. Io sento il dovere e anche il bisogno di aggiungere qualche cosa che riguarda la nostra cultura, la nostra storia, la nostra letteratura, le nostre tradizioni, poche cose. E li accompagno con un documento. Quindi vi ho detto che vi porto sempre una testimonianza e quindi devo poi spiegarlo e leggerlo. Intanto diciamo che la Pasqua è passata, ma domenica prossima c'è un'altra Pasqua, no? Anche se dire le barbe. La Pasqua ortodossa. Ecco, bravo. E viene la domenica in albis. Abbiamo la Pasqua ortodossa. E questo, vi dico semplicemente la frecciatina, è uno dei tanti segni che distinguono il rito greco bizantino dal rito cattolico cristiano. Se volete vi posso dire anche perché. Perché i cristiani seguono il calendario gregoriano, mentre gli ortodossi seguono il calendario giuliano. Ma qual è questa differenza? Rapidamente vi dico che nel calendario giuliano, il terzo calendario, prima abbiamo Romolo, Numa Pompilio e poi Giulio Cesare. Giulio Cesare ha stabilito che il calendario, l'anno dura 365 giorni e 6 ore circa. 6 ore circa. Quelle 6 ore circa ogni 4 anni portano un giorno che viene dato al mese di febbraio, abbiamo il mese di bisestile. E fin qui niente di grave. Però quel circa che non va. 365 giorni e 6 ore circa, non è esatto,
perché la cosa esatta è 365 giorni, 5 ore, 48 secondi, 48 minuti e 46 secondi. Quindi siamo rimasti indietro di 11 minuti e 14 secondi. Sembra niente, abbiamo calcolato così, ma siamo rimasti indietro, perché l'anno non è formato esattamente di 6. Quindi di questo errore se ne è accorto il Papa Gregorio III nel 1582 e ha stabilito che questi 14 secondi ogni 4 secoli portavano un ritardo di 3 giorni. E allora, siccome eravamo nel 1582, per correggere questo errore ha stabilito dopo il 4 ottobre del 1582, invece di passare al 5 ottobre, sono saltate al 15 ottobre, hanno saltato di 10 giorni per recuperare questo tempo perduto e per equiparare l'anno siderale all'anno pratico nostro. E poi ha stabilito pure, per evitare altri errori, che i secoli bisestili sono quelli che si dividono per 4. Non tutti i secoli sono bisestili, ma queste sono piccole cose. Questo, subito dopo questa precisazione, tutto il mondo ha seguito il calendario gregoriano, anche la Russia. Però la Russia, dopo la rivoluzione bolscevica, è ritornato al calendario giuliano. Ecco perché la Pasqua viene ritardata di 10 giorni, una settimana. E questa è la prima notizia. La seconda notizia: nel mondo al Brescia, in alcuni paesi si sta riprendendo, ma non tutti. Noi l'avevamo e l'abbiamo perso. C'era una festa meravigliosa che si faceva, più che festa, un incontro meraviglioso, che si facevano o il lunedì di Pasqua, perché guardate che la Pasquetta, scusate che io bevo, è un'invenzione del dopoguerra, la Pasquetta commerciale. Sono prima non c'era la Pasquetta. La Pasquetta è venuta fuori nel dopoguerra. Prima c'era, stabilito dal Vangelo, lunedì dell'Angelo, e quindi si faceva festa. Ma diciamo Pasquetta c'è. Noi seguivamo lunedì dell'Angelo, lunedì, consideravamo pure festa. E si faceva la festa della Vlamia, Vulesi e Motera. Vulesi e Motera si facevano una cerimonia che si consideravano fratelli e sorelle. Si riunivano nel pomeriggio di lunedì, mangiavano, bevevano, mettevano una bella altalena all'aperto se c'era bella giornata. E quindi passavano un pomeriggio insieme. Dopo questo incontro si consideravano fratelli e sorelle a tutti gli effetti. E per tutta la vita, io me lo ricordo questo benissimo, ricordo i vecchi, le persone quando dovevano nominare un compagno loro, per esempio, dice: stasera son de ventec vulam li viuzzi, stasera andiamo dal fratello Livio.
così gli uomini, così anche le donne. Stasera andiamo Tecmotra Virut dalla sorella. Usavano, mettevano sempre prima del nome l'aggettivo fratello o sorella. E si volevano bene realmente come fratelli e sorelle. L'hanno ripreso la Vlamia, Vlaslia lì nelle Puglie, noi siamo andati l'altra volta, che l'hanno fatto nel mese di luglio o giugno, mi pare. Noi lo facevamo nel mese di, subito dopo la Pasqua, il lunedì di Pasqua. O massimo si faceva, se il tempo non consentiva, la domenica in albis. Oh. E naturalmente si cantavano anche i canti albanesi, che ne abbiamo tanto, e principalmente si cantavano le rapsodie. Anzi, abbiamo qualche cosa che ancora è rimasto, ma non è più genuina come una volta. In alcuni paesi, il martedì dopo Pasqua, si fanno le valie, e le abbiamo ancora, qualche residuo c'è, a Frascineto e a Deianina, forse pure a Lungro, ma a Lungro di solito sono questi. Però adesso, per fare folklore e per fare rumore, invitano un sacco di gruppi che con l'albanese e con la vaglia non c'entrano niente. E festeggiano, pare, vogliono festeggiare una vittoria di Skanderbeg avvenuto nell'imminenza della Pasqua. Ecco perché dopo questa vittoria di Skanderbeg hanno pensato di fare, Skanderbeg ha detto ai soldati, di fare festa. E quindi si vuole ripetere questo movimento che c'è stato nel lontano 1400-500. Ma a parte questa, che non è stata storicamente, non si sa di quale battaglia si parla, in molti paesi si faceva la vaglia perché era la festa di primavera. In altri paesi la vaglia, le vaglie, si facevano durante il matrimonio. Quindi ognuno aveva una tradizione propria. Quella più caratteristica è la vaglia che si fa in primavera, perché le feste, la festa della vaglia sono le antiche rosarie, Jan Rosaret, le feste delle rose, che facevano in onore della primavera. E le feste delle rose sono un'antica testimonianza delle baccanali e delle saturnali, che inneggiavano alla primavera, inneggiavano a Proserpina, che per sei mesi stava sottoterra e per sei mesi usciva, quindi le feste della primavera. Noi le abbiamo un po' cristianizzate, perché le abbiamo fatto messo dopo Pasqua, sia come festa, ma anche come festa religiosa. Di solito si facevano dopo Pasqua, fino alla Pentecoste si facevano queste feste. E si cantavano molti canti, di solito molte belle rapsodie. Una delle più belle rapsodie che abbiamo noi è Costantino e Garendina, che noi come spiriti alberci dobbiamo imparare, ecco perché io l'ho inserito anche qua. Perché questa è la più bella, vi devo dire brevemente la storia e poi vi leggo solo una parte per sentire a quelli che ascoltano lì online, Questa Costantino e Garendina viene chiamato la festa, il canto della Bessa, il canto della parola data. Questo per dire che l'albanese, quando dice una parola, è quella e la mantiene. Quindi fa onore a noi tutti, albanesi, questa. E la mantiene, guardate, anche dopo morto. Perché se non può mantenerla in vita, la mantiene dopo morto. Farà il suo dovere dopo morto, ma lui deve mantenere la parola.
È il caso di Costantino e Garendina. Brevemente vi dico la storia se non lo capite. Poi vi leggo una parte, perché è molto lunga, sono 200 disperi versi, quindi io ho preparato semplicemente pochi, un centinaio, ma ve ne leggo solo una parte. Quindi, era una mamma molto buona, aveva 9 figli e una figlia. E questa figlia è molto richiesta in matrimonio. Arrivano richieste da principi, signori, eccetera. A un certo momento arriva un giovane da lontano. Non sono i fratelli, non sono d'accordo di questo matrimonio. Solo Costantino è d'accordo e vuole che si faccia questo matrimonio. Ma la madre dice: io questo matrimonio non lo posso fare, perché se ho bisogno di mia figlia in un momento di gioia, poi mia figlia non ce l'ho. Se ho bisogno in un momento di dolore, io mia figlia non ce l'ho. E Costantino dice: non ti preoccupare, vado io, la prendo e te la porto. Però le cose non sono andate così semplici. Scoppia una guerra e la madre perde in questa guerra i 9 figli e rimane orba. Si veste di nero e non esce più. Un lutto potente, lutto che mantiene per 10 anni. Dopo 10 anni decide di andare in chiesa, perché allora i morti si seppellivano in chiesa, non c'era il cimitero. E porta una candela a tutti i figli che erano morti lì. E a Costantino porta 2 candele e 2 lamenti. E rimprovera Costantino: dov'è la promessa che mi hai fatto? Dov'è la fede che mi hai dato? La tua fede è sottoterra. E lì succede qualche cosa di particolare. Le leggi della natura si piegano e permettono l'impossibile. Si apre la tomba, esce Costantino dalla tomba, il coperchio della tomba si trasforma in cavallo, sale in groppa al cavallo e va nella lontana Venezia, dove si trova la sorella. Incontra dei ragazzi, chiede della sorella, della madre, e dice: è nelle vaglie. Va nella prima vaglia, non la trova, va nella seconda vaglia, non la trova, va nella terza vaglia e la trova. Dice: preparati che dobbiamo andare a casa. La sorella dice: ma dimmi come mi devo vestire. Vestiti come sei, perché dobbiamo correre e andare in casa. Fa salire in groppa al cavallo e fanno la strada di ritorno. Durante il ritorno la sorella se ne accorge che sente qualche cosa. Di solito in questi casi sono gli animali che parlano, e gli uccelli dicono: ma guarda un po', la morte con la viva, il morto con la viva. E lei dice: ma cosa dicono gli uccelli? Ma lascia stare gli uccelli, eccetera eccetera. Poi vede le spalle ammuffite, dice: come mai sei così ridotto? E c'è la polvere durante il viaggio. Continuano a galoppare senza riposo e arrivano in paese. Passano dalla chiesa e la sorella pensava di essere accolta dai fratelli e dai parenti. Invece nessuno vede, come mai? E sono tutti occupati. Ma Costantino, varcato la porta della chiesa, dice: io adesso mi fermo qua perché devo ringraziare il Signore. E tu vai in casa, perché compiuto la missione, la parola che non ha mantenuto prima, l'ha mantenuta dopo, deve ritornare al suo posto. La sorella va a casa, bussa, la madre risponde: chi sei? Lei si presenta, la madre dice: tu sei la morte, non sei Garendina, sei la morte che hai rapito
i miei 9 figli e adesso sei venuto a rapire anche me. Ma no, e c'è chi ti ha portato qua? Mi ha portato Costantino. Costantino, allora lì succede quello che la tragedia finale. Si apre la porta, le due si abbracciano e muoiono tutte e due. Questa è la storia di Costantino e Garendina. Ma quello che conta, che oltre a questo racconto bellissimo e affascinante, c'è questo concetto di Besa, la parola degli albanesi. Io adesso vi leggo semplicemente la prima parte, giusto per farvi sentire un po' la musicalità di questo canto. Massimo 2 minuti. Ich nemam shume mir. Voi potete seguire la traduzione, l'avete lì e non ve la faccio io. Ich nemam shume mir. Kish non bi haidiar e dieta ish nivashis che ja thoin jurendin sate kishin bashkulti vejin e vijin te kdeu i tire bi zotras e buljer njere cerdi in trim galargo e joma met vulezit nëng dejin se shum largo vetëm desh e pragmatisi i vulau Costantini. Bëje mama këtë kush shkurti, Costantino i birim, që është pragmatia jote, a që largut me stiesh, ndërse e dasha u përhare për nëngë kam, ndërse e dasha u përfejm nëngë kam, vete u, mama, e më të sielë, e martuan në gjëretin, e më vate dhe Venezia, me të dashurin e saj. Fanno il matrimonio e va a Venezia. Io mi fermerei qua. Se invece vogliamo accontentare forse quelli che ci ascoltano, cantiamo un po'. Volete, se no non ve lo canto. Se vabbè, siete tutti associati e invitati a cantare, però non lasciatemi soli. Non lasciatemi soli. Allora, mi raccomando, anche perché domani sera poi lo dobbiamo cantare. Tu cerca di cantare, non parlare. Allora, vediamo se riesco a prendere il motivo. Ishnja mama shume mi, ishnja mama shume mi. La voce, facci lecca. Vediamo un po'. Ishnja mama shume mira, ishnja mama shume mira. Kishananda bi haidiare, kishananda bi haidiare. E dieta i shnjovashënze, e dieta i shnjovashënze. Qaja thojin ju urendine, qaja thojin ju urendina. Sa te kishin pashkruti, sa te kishin pashkruti, vejin e vijin te kde ujtire, vejin e vijin te kde ujtire.
zotra se buglei bi la zotra se buglei ya Niera c'è l'intrim galargu, niera c'è l'intrim galargu. Io vi ringrazio e mi fermo qua, perché la voce non ce la fa. Vi dico grazie, Giufaglia Minderi, dice, e miru pascim, sia Juve che tu, sia agli amici che ci seguono online. Miru pasci, a ben rivederci. Se vi ho annoiato mi scusate, perché va bene così.